Una lapide in memoria di Salvatore Renna, l'operaio 41enne di Bosco Reale, morto il 20 settembre scorso mentre lavorava nel cantiere della stazione metropolitana di Piazza Municipio, è stata scoperta dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e da quello di Bosco Reale, Giuseppe Balzano. A Bosco Reale viveva Salvatore Renna. L'inaugurazione è avvenuta proprio nella stazione della metropolitana di Municipio, entrata in funzione ieri a pieno regime, a una settimana dall'inaugurazione. Alla cerimonia ha preso parte anche la moglie di Salvatore Renna. Non è un caso che l'abbiamo voluto ricordare oggi, non solo perché entra in funzione questa stazione, ma anche perché è la festa della Repubblica. La Repubblica dice all'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fin quando non ci sarà lavoro per tutti, un lavoro sicuro, un lavoro dignitoso, questa Repubblica non è ancora tutta compiuta.